Obiettivo questa sera che va dedicato interamente alla sanità che lavora, che sta lavorando tantissimo a Napoli e in Campania. Abbiamo infatti in linea, lo vedete, il dottor Michele Vacca dell'ospedale Cardarelli. Buonasera, dottore. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e anche ai nostri cari conduttori. Bene, allora facciamo un attimo il punto della situazione su questa questione dell'emergenza sangue. Abbiamo sentito più volte, a più riprese, la problematica che si sta profilando in tutta la regione. C'è necessità di sangue, ma non c'è pericolo di andarlo a donare. Ecco, chiariamo questi due aspetti. Sì, devo dire, noi abbiamo passato la settimana dal 9 al 15, è stata una settimana veramente eccezionale, unica. Mi dicono che neanche ai tempi del terremoto era successo questo movimento di donatori che hanno risposto in massa agli appelli delle istituzioni, dei media, perché con il coronavirus si era creata una situazione logicamente di paura delle persone a recarsi negli ospedali, e queste avevano portato a una veramente drammatica situazione di mancanza di scorte e di non poter dare, assicurare l'assistenza trasfusionale ai pazienti che, nonostante il coronavirus, ma hanno continuamente bisogno di sangue. Pensate che la Campania, insieme alla Sardegna, alla Sicilia e alla Puglia, ha molte persone che sono talassemici e quindi loro hanno la necessità di trasfusioni ogni 15-20 giorni. E pensate al dramma di queste persone quando appunto è scoppiato questo problema. E le persone, avendo paura, non si recavano più negli ospedali a donare il sangue. Abbiamo fatto questo appello e devo dire veramente c'è stata una risposta eccezionale. Se volete vi do un po' di numeri, ma sono numeri pazzeschi. Volevo concentrare, se è possibile, l'attenzione su quanto in questi numeri e in questa mole di sangue ha contribuito dignitosamente la nostra isola di Ischia. No, Ischia è un'isola veramente speciale da questo punto di vista. Quasi, diciamo, ogni 15 giorni circa di domenica un nutrito gruppo di donatori si recano sempre a fare queste giornate di donazione. Il sangue viene portato qui al Cardarelli e viene utilizzato quasi esclusivamente appunto per i pazienti talassemici e per i pazienti oncoematologici. Quindi Ischia ha una luminosissima tradizione di donazione. Io ringrazio veramente innanzitutto dobbiamo ringraziare i donatori naturalmente, ma poi chi li organizza, come il signor Luigi Trani, la dottoressa Iardo che ha messo a disposizione i locali della clinica San Giovan Giuseppe a Ischia Porto. Con Ischia veramente c'è un rapporto speciale. E ha sempre con te. Poi devo dire un'altra cosa: i donatori di Ischia sono sani, cioè veramente sono persone che raramente noi, diciamo, il sangue lo utilizziamo quasi tutti, raramente viene scartato per patologie dei donatori. Io non so lei da quanto tempo è lì a Cardarelli. Sarà perché si mangia bene a Ischia. No, dicevo, lei da quanti anni è lì al Cardarelli a curarsi di trasfusioni? Guardi, io sono primario del Cardarelli da circa 2 anni, però mi hanno tutti raccontato appunto della tradizione dei donatori di Ischia, che è una percentuale di donatori rispetto al numero di abitanti molto più alta della percentuale dei napoletani, per esempio. E veniamo al coronavirus, dottore. Il Cardarelli è al centro di questa rete che vede, d'accordo, in prima linea anche il Cotugno, ma anche gli altri ospedali, il Loreto Mare, gli altri della rete cittadina, ma non solo, questa rete che si è poi allargata anche ad altri ospedali, dico quello di Salerno o quello di Avellino, giusto per tenerci in rete, con ovviamente la nostra sanità isolana qui ad Ischia, così come a Procida e così come a Capri. Dal suo punto di vista, come siamo messi in questa situazione? È difficile, ma riusciremo a fronteggiarla così come dignitosamente stiamo facendo, con tutto questo spiegamento di forze in termini di camici bianchi che stanno lavorando senza tenere presenti orari, turni e quant'altro? Guardi, assolutamente sì. Noi siamo, insieme alla Regione Lazio, siamo le due regioni più grandi, abbiamo come numero di popolazione siamo seconda e terza, dietro la Lombardia.
e fortunatamente in questo momento, a differenza della Lombardia, invece abbiamo un numero di casi che possiamo considerare nell'ambito delle centinaia di casi, ed è veramente importante in questo momento effettuare politiche di contenimento, quindi dobbiamo assolutamente impedire il propagarsi del virus, ed è esattamente quello che ci chiedono di fare le nostre istituzioni. Anche il nostro governatore, il presidente De Luca, da questo punto di vista è uno dei più severi, fin dall'inizio ha capito l'importanza di queste misure di contenimento, e in campagna devo dire che queste misure vengono prese abbastanza sul serio. Io sono stato alla stazione e ho visto veramente con i miei occhi politiche di respingimento di persone che non possono entrare nella città di Napoli se non hanno dei validissimi motivi di quelli elencati in ciò che vengono dette dalle istituzioni, insomma. Adesso arriva anche l'esercito, quindi sì, è importante, guardate, è importante naturalmente anche nelle regioni colpite più di noi, ma soprattutto in quelle non colpite o parzialmente colpite come appunto il Lazio, come appunto la Campania, è molto importante contenere nell'ambito appunto dei centinaia dei casi. Tenendo presente che noi abbiamo tantissimi naturalmente ospedali di eccellenza, ma anche la regione Campania ha posti di terapia intensiva limitati, ed è quello che più preoccupa noi operatori. Voi sapete che dalla regione Campania è partita una sperimentazione che sta dando frutti eccezionali e viene ormai utilizzata a livello mondiale, che è quella del professor Ascerto del Pascale, che ha ideato questa terapia utilizzando un anticorpo monoclonale e un antinfiammatorio che si utilizza nello spirito reumatoide, e questo è stato un punto di riferimento e un punto di riferimento per le terapie di tutto il mondo, quindi anche questa è una grandissima eccellenza campana di cui dobbiamo andare orgogliosi. Dottore, dovremmo essere più orgogliosi delle nostre eccellenze, a partire dalla dottoressa Capobianchi dello Spallanzani, che è profidana e quindi delle nostre parti, così come anche il dottor Ascerto, cui lei faceva riferimento. Insomma, dovremmo essere più orgogliosi di queste figure che in silenzio ma stanno facendo il loro dovere. Guardi, noi veramente in questo momento, io sono... lei ha usato questa parola, orgogliosi. Veramente noi siamo orgogliosi e grati. Pensi che la Regione Campania nella settimana 9-15, quindi la settimana scorsa, è stata quella che ha donato di più in termini sia percentuali che in termini assoluti di tutta la nazione. Do qualche dato: abbiamo donato 5.290 unità di sangue, a fronte di regioni come il Lazio che ne ha fatti 4.000. Il Veneto, anche regione che ha più o meno lo stesso numero di popolazione, 4.007, l'Emilia-Romagna 3.900, quindi noi veramente abbiamo fatto un figurone, nel senso che i nostri donatori hanno risposto in maniera eccezionale. Ora abbiamo il problema un po', vorrei dire, di programmazione. Nel senso che in questo momento, giustamente, gli ospedali sono tutti concentrati per la lotta al coronavirus. Quindi sono stati bloccati gli interventi chirurgici programmabili e dilazionabili, sono stati bloccati dei hospital, sono bloccati gli ambulatori. E quindi l'attività ospedaliera di routine si è ridotta proprio per far fronte invece all'attività di emergenza. Però comunque non deve mancare l'apporto del donatore, quindi, perché d'accordo che abbiamo dato a noi e agli altri, però bisogna rimediare, rinfoltire, cioè praticamente rimettere a posto quello che non c'è, quindi il sangue serve sempre. Sì, assolutamente, noi abbiamo sempre necessità di donatori, in questo momento però, e questo è un problema di tutta Italia, noi dobbiamo cercare di programmare, quindi i donatori devono recarsi ai servizi trasfusionali esclusivamente su prenotazione, e sono pubblicati i numeri di telefono al quale si può telefonare.
per prenotare la donazione, quindi vi deve essere un flusso ordinato dei donatori, ma nello stesso tempo è molto importante fare in modo che poi i donatori vengano a donare nel momento in cui le nostre attività riprenderanno a pieno regime. Quindi abbiamo la necessità che i donatori vengano, che noi prendiamo i dati dei donatori, prendiamo i cellulari, prendiamo le mail, ad alcuni donatori, soprattutto quelli che non hanno mai donato, possiamo fare delle analisi, si chiama la donazione differita, però per verificare il loro stato di salute rispetto alla negatività dei virus dell'HIV, dell'HCV, dell'HBV che sono, o della sifilide, che sono i virus che noi normalmente testiamo, e poi questi donatori verranno poi programmati per donare quando riprenderà a pieno ritmo le attività degli ospedali, cioè riprenderanno gli interventi chirurgici, riprenderanno i day hospital. Torniamo per un attimo al Cardarelli. Sentivo che avete predisposto un intero padiglione che sarà dedicato ad accogliere persone da mantenere in isolamento. Ma allo stato attuale qual è la mole di presenze di casi conclamati di al Cardarelli? Quanti ne avete? Ma guardi, io diciamo il numero preciso non lo so, so che naturalmente l'ospedale di riferimento in questo momento è il Cotugno, il Cardarelli insieme ad altri ospedali della provincia di Avellino, di Salerno, eccetera, ci stiamo attrezzando per affrontare eventuali allargamenti di necessità per le terapie intensive. Quindi stiamo facendo un giustissimo lavoro di prevenzione e supportiamo molto il Cotugno, che in questo momento è l'ospedale di riferimento, è quello che sta in prima linea. Ed in conclusione, allora, invitiamo dal vostro punto di vista di prima linea i cittadini che ancora sono duri d'orecchia e fanno fatica ad intendere il messaggio, invitiamoli a restare a casa, tanto come dico sempre, la casa mica ci cade addosso. Sì, guardate, veramente, questa è la strategia vincente, no? Se noi riusciamo a tenere i casi nella nostra regione nell'ordine delle centinaia e non arrivare all'ordine di migliaia, si possono gestire bene i pazienti che poi avranno bisogno delle terapie intensive, e le terapie intensive possono funzionare con serenità e a pieno ritmo e senza appunto disfunzioni e senza scelte drammatiche che possono essere fatte, per esempio, in caso in cui non ci sono i posti sufficienti per le terapie intensive. Quindi speriamo che da noi non avvenga, anzi noi siamo, come dire, a disposizione dei nostri colleghi del nord per qualsiasi evenienza. Nella zona di Bergamo in questo momento c'è la situazione è veramente drammatica, e quindi qui dobbiamo far vedere veramente l'unità nazionale, quindi siamo veramente, come dire, solidari con i nostri colleghi, siamo pronti per esempio a dare il sangue, a pervenire scorte di sangue nel caso avessero necessità i colleghi della Lombardia, e siamo però nello stesso tempo ci stiamo preparando a una, speriamo che non succeda mai, ma a una crisi che potrebbe coinvolgere la nostra regione. Dottore, grazie per il tempo che ci ha dedicato, buon lavoro a lei, a tutti i collaboratori, non soltanto del Cardarelli, ma di tutta la sanità campana. Grazie, veramente grazie. Arrivederci. Grazie anche a voi. Grazie, buon lavoro.